Ma io penso che Gigi non avrebbe bisogno di nessun tipo di difesa. Sono sempre più convinto che durante la partita e anche il post partita i giocatori hanno ancora comunque una tensione agonistica. E se c'è un dubbio, perché c'era stato un dubbio, ovviamente non sarà il giocatore a dire o a favorire un comportamento diverso per quanto riguarda decisioni arbitrali. Ovviamente. A mente fredda, ovviamente dopo 2 o 3 giorni, io sono convinto che non solo Gigi, ma tutte le persone di buon senso possono comunque con serenità dire sì, effettivamente la palla era dentro, punto. E finiscono tutte le polemiche. Però non possiamo pretendere che un giocatore durante la partita, durante un episodio così importante, già sei nel dubbio tu che lo vedi in diretta. Figurarsi un giocatore se si mette ad aiutare, tra virgolette, l'arbitro in quel contesto. Ma è difficile, sinceramente è difficile, per chi ha giocato al calcio è difficile, tante volte abbiamo bisogno di rivedere tante volte l'immagine per capire se effettivamente il pallone è dentro o il pallone fuori. Anche gli stessi giocatori che ammettono magari di aver subito un fallo o non di aver subito il rigore, e tante volte viene comunque giudicato un fallo da rigore. È difficile, secondo me in quel momento bisogna, secondo me, aiutare, tra virgolette, nella. Ovviamente nei comportamenti l'arbitro, poi a mente serena dire quello che effettivamente è successo con semplicità e serenità. Io non ho parlato con Osvaldo Balotelli, i giocatori sanno, conoscono il mio numero di telefono, ho sempre detto che la mia disponibilità è totale, ho sempre detto che qualsiasi problema possono comunque chiamarmi e quindi aspetterò la chiamata. Per quanto riguarda il nostro, tra virgolette, codice etico è che tutti quei giocatori che vengono espulsi o non, anche non espulsi, ma che si comportino in maniera scorretta, vedi gomitate, vedi calci con la palla lontana, vedi sputi, eccetera, eccetera, secondo me non possono far parte della nazionale di calcio, sicuramente non per sempre, ma per un periodo, perché voglio cercare di far crescere la squadra anche da questo punto di vista. Per quello che è successo invece a Daniele, è completamente diverso. Lì c'è un regolamento interno della Roma e che l'allenatore ha applicato. E io sto tutta la vita con Luis Enrique e tutti noi dovremmo essere con chi fa applicare dei regolamenti, ragazzi. Cioè, per me lo scandalo è discutere di questo. Ma non dovremmo discutere, non dovremmo veramente discutere. Lo facciamo magari un po' di cultura. Sicuramente l'episodio della Roma farà sì che per 5 anni i ragazzini del settore giovanile della Roma arrivano e arriveranno puntuali a qualsiasi appuntamento. Danno un esempio. Certo che Daniele ci è rimasto male, ma era un regolamento condiviso da tutti, quindi non c'è da discutere.